ecco che ha preso la rincorsa, ha effettuato il salto, è entrato in acqua. Si può dire che Klaus Di Biasi ha conquistato la terza medaglia d'oro per l'Italia. Di Biasi è riuscito in un autentico capolavoro di perfezione stilistica. Seconda medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi di Montreal per merito di Klaus Di Biasi, 29enne della Bolzano Nuoto. Monaco 1972, Klaus Di Biasi, un tuffo ricamato nell'aria. Signore e signori, tre volte sul gradino più alto del podio, in tre differenti edizioni, un mito, Klaus Di Biasi. Io mi tuffo. Un po' difficile apparire qui dopo Tommy Smith, che è un fenomeno. Ma anche Klaus Di Biasi, per lui hanno coperto, pensate, una piscina a Bolzano per farlo allenare lì anche d'inverno. Libellula o angelo? Ma un po' tutti e due forse. Allora, una sorta di Superman che senza mantello si tuffava e andava sempre nell'acqua senza spruzzi e con un fruscio. Che ha fatto dire a Giorgio Cagnotto delle cose molto belle. Ha detto: prima di Di Biasi i tuffi erano un'altra cosa, ecco un altro autore di rivoluzione. Klaus li ha cambiati, come i Beatles hanno cambiato la musica. Le sue entrate silenziose hanno fatto la rivoluzione, faceva ciuff e dominava il mondo. Mamma mia, e questo era un avversario, un amico. Sì, comunque devo dire, era vero, una delle mie caratteristiche era proprio questa entrata senza schizzi. E mi ricordo che tanti altri tuffatori venivano da me e dicevano: ma come fai? Ma come metti le mani? Ma qual è il tuo segreto? Io cercavo di spiegare a loro. E c'era anche Giorgio che mi chiedeva: ma come fai? Però non ci riuscivano. Insomma, si vede che la mia linea, le mie braccia, i gomiti, insomma, erano fatti in modo un po' particolare. E l'entrata veniva facilmente e senza schizzi. I cinesi poi hanno scoperto il sistema di fare questa entrata a tutti quanti. E adesso vincono a ruota di collo, come diceva quel teatro. Attualmente l'entrata senza schizzi la fanno un po' tutti, è un tuffo all'antica, con la bomba, e non fa più. Però la rivoluzione targata Di Biasi è di allora, quindi sono passati più di 30 anni, va bene, no? Sì, va bene, dopo tanti anni. Sabrina. Io mi chiedevo perché la scelta di fare il tuffatore. In fondo, quando si è bambini, si sceglie di tuffarsi perché è piacevole. Un po' meno di nuotare perché pare faticoso. Lei ha mantenuto quel fanciullino in sé o questa disciplina le ha dato qualcosa di particolare? Io devo dire, avevo un grande maestro, che era mio papà Carlo. E lui all'epoca si tuffava, io ero piccolino, ragazzino, in piscina. E mi sdraiavo da 10 metri, guardavo giù, mentre lui si tuffava. E poi piano piano chi prova il primo tuffo capisce cosa vuol dire, un'ebbrezza, una sensazione bellissima. Il volo. E io da 10 anni in poi ho cominciato ad allenarmi proprio perché mi piaceva il volo. Klaus Di Biasi non ha mai perso il sorriso, anche quando una tendinite tremenda lo ha aggredito all'estremità e lo ha fatto soffrire, però ha continuato a fare il tecnico federale, ha preso diplomi, insomma, ha studiato, è diventato dirigente federale, chi più ne ha più ne metta. Oggi, prima di raccogliere i premi, ci vuole fare un pronostico per la figlia dell'amico e avversario, oggi CT Giorgio Cagnotto, tale Tania Cagnotto, una delle 120 e passa donne che saranno nei 300 e passa della spedizione azzurra a Pechino. Diciamo che glieli invidio un pochino la figlia Giorgio, perché è bravissima, ha preso un po' le sembianze sue, ha un po' le stesse gambe, le stesse caratteristiche muscolari, cioè, è bella potente, una bella punta, elegante, e la cosa in più è che sa gareggiare, questo è molto importante. Non basta saper fare i tuffi, ma bisogna saper affrontare le gare nella maniera giusta. Il mito, Klaus Di Biasi. E allora Lorenzo Pianigiani per la targa in oro. Chiamo il presidente della giuria tecnica, nonché del CISM,
un personaggio che ha fatto storia per lo sport internazionale, che ci onoriamo di avere ogni anno fra i protagonisti di prima fila del premio Mecenate, il generale Gianni Gola. Eccolo qui. Naturalmente anche la spilla del fair play è generale Gola. È un mito di Biasi, ma ora noi puntiamo su Cagnotto, giovane. Beh, io in particolare, perché Tania è un'atleta delle Fiamme Gialle, quindi è chiaro che ho per lei una particolare simpatia, ma credo che tutti davvero stiano facendo cose straordinarie per riuscire ad ottenere a Pechino quello che loro hanno già ottenuto in passato e che ora meritano di ottenere questi giovani. I cinesi giocheranno in casa, quindi avranno tutti i vantaggi, ma... Vabbè, non è sufficiente giocare in casa, bisogna avere anche altre caratteristiche che i nostri hanno. Scalpita lì. Direi non è detto, perché potrebbero anche emozionarsi di fronte a un pubblico di casa, non è mai detto, infatti sono un po' preoccupati quanto so. E allora va bene, con queste parole che confermano la simpatia straordinaria di Klaus Di Biasi, noi lasciamo. Grazie. Klaus, lasciamo il generale, si sta divertendo generale? Moltissimo, moltissimo. Un uomo di sport. Mi sto emozionando come credo tutti coloro che sono qui. Evviva!